tutti e benvenuti a OptTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parleremo del test di Osterberg, un test che ci permette di valutare la stereopsi nello spazio distale, quindi ad una certa distanza. Fondamentalmente il test serve di tecniche polarizzate e quindi saranno essenziali degli occhiali polarizzati oppure insomma dei filtri polarizzati, vanno bene quelli standard 45-135 come assi di polarizzazione. E inoltre il target è posto ad una distanza di 5-6 metri, quindi uno spazio distale, ed è anch'esso polarizzato. Fondamentalmente si compone di 5 elementi il target, che sono uno spot centrale visto da entrambi gli occhi, poi 4 colonne di verticali, di cui 2 sono viste dall'occhio destro e le altre 2 sono viste dall'occhio sinistro. Dunque, se vi è presenza di soppressione, allora l'esaminato riferirà di vedere solo due colonne e lo spot. Le colonne saranno viste nella loro posizione originaria. Se invece vi è fusione, vedrà praticamente due colonne, una sopra lo spot e una sotto lo spot, praticamente poste nella stessa direzione, e poi vedrà ovviamente lo spot. Qualora invece vi fosse il senso stereoscopico e quindi l'esaminato è in grado di percepire la stereopsi a distanza, allora praticamente queste colonne, quella superiore allo spot e quella inferiore allo spot, saranno viste in rilievo rispetto allo spot, e l'esaminato ovviamente dovrà riferire la posizione delle colonne rispetto allo spot. Poi in questo test praticamente siccome la polarizzazione solitamente è per le due colonne superiori allo spot, ad esempio quella sinistra viene vista con l'occhio destro e quella destra con l'occhio sinistro, e in basso praticamente quella sinistra viene vista dall'occhio sinistro e quella destra dall'occhio destro. Quindi diciamo che si può passare da una polarizzazione con diplopia crociata a diplopia omonima e quindi vedere come varia la stereopsi. Quindi si possono fare diverse valutazioni per esaminare ancora più in maniera approfondita le abilità stereoscopiche dell'esaminato. Questo è tutto per il video sul test di Osterberg. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo al prossimo Opto Video. Bella Opto Style.